0-0 quando siamo arrivati al 22esimo, prova ad attaccare ancora la Roma, il passaggio sbagliato di Paredes intercettato dal Lecce che prova a correre in contropiede con l'esterno Sansone per Krestovic, area di rigore, Lecce in attacco, Krestovic rientra, poi gioca il pallone in mezzo e sbaglia ancora il Lecce, incredibile, incredibile occasione sperperata dalla Lecce con Dorgu all'altezza del dischetto del calcio di rigore con la Roma sbilanciatissima e invece sinistro, largo con Svilar, di fatto battuto, pallone fuori, questa forse è l'occasione più grande del Lecce in tutta la partita su azione di contropiede dopo quelle create e buttate via nel primo tempo. In questo caso però poi ci sono anche gli applausi di incoraggiamento di alcuni tifosi per Dorgu che è giovanissimo, mentre attacca però la Roma con El Shaarawy che gira per Kastorp sulla destra, lato corto dell'area di rigore, altro cross in mezzo, Lukaku, pallone largo di poco, Lukaku in precario equilibrio è riuscito comunque a toccare il pallone, si ravviva improvvisamente la partita nel secondo tempo, un'occasione da una parte clamorosa quella del Lecce, meno quella della Roma, 0-0 al Via del Mare, 24esimo, Cremona. Infatti alla 32esima attacca la Roma, vogliono vincere ora le due squadre e Shaarawy, conclusione a terra, Falcone blocca il pallone anche con un po' di anticipo, aveva intuito la traiettoria di questa conclusione rasoterra angolata ma non troppo, è andato a terra, ha bloccato Falcone, protagonista nell'unico vero intervento per ora della sua partita su la conclusione ravvicinata di Aouar, servito in area di rigore da un colpo di tacco di El Shaarawy e Falcone è stato formidabile, ha mandato quel pallone oltre la traversa della propria porta, a centrocampo adesso la Roma che recupera un altro pallone con El Shaarawy, poi Paredes, poi nel cerchio di centrocampo Cristante aggredito immediatamente da Krestovic, Cristante però riesce a girarsi, andare con il lancio lungo a sinistra, arriva l'intervento di Jandrei, Lecce che ha recuperato e prova a costruire palla a terra con Sansone, Paredes prezioso in scivolata riconquista il pallone a centrocampo la Roma con Aouar, poi dall'altra parte Baldanzi in mezzo, Cristante qui sa per sbagliare perché il pallone, questo passaggio in orizzontale per Karsdorp stava per essere intercettato da Uden e invece la Roma riesce a recuperare il pallone, a giocarlo in mezzo, si ferma però adesso il flusso offensivo da parte della squadra di De Rossi che ricomincia a giocare dalla zona centrale del campo, poi scende Mancini sulla destra, larghissimo c'è Karsdorp, il cross in mezzo, Lukaku sfiora soltanto il pallone, si era liberato dalla marcatura di Pongracic ma non tocca questo pallone che termina oltre la linea di fondo, pericolo per il Lecce, buona occasione per la Roma, 0-0, 34 minuti nel secondo tempo, Cremona, calcio di punizione che andiamo a seguire con Baschirotto che è sul pallone, preferisce giocare però a sinistra per Blen, ancora Baschirotto per Venuti lì da quella parte, il Lecce che non vuole perdere equilibrio, adesso non vuole scoprirsi, alla fine torna da Falcone con un lunghissimo retropassaggio, Falcone ha già rimandato il pallone dall'altra parte, adesso però la Roma sembra messa meglio, Krestovic a lottare, il Lecce che può attaccare, Banda al limite dell'area di rigore, Banda conclusione, Svilar in calcio d'angolo, grande intervento da parte della portiere della Roma su questa conclusione di Banda dal limite dell'area di rigore con il pallone che si stava abbassando, sarebbe finito sotto alla traversa, potente, magari non troppo angolato, ma intervento difficile, esteticamente notevole da parte di Svilar, calcio d'angolo con il Lecce che adesso si rianima dopo un periodo in cui la Roma sembrava più desiderosa e più pronta alla vittoria, invece dall'altra parte errore dell'area di rigore, altra conclusione sballata da parte di Sansone,
tante azioni da gol gestite male dal Lecce più che dal Roma. Il pallone che è terminato oltre la linea di fondo, rimessa per la Roma. Lecce 0, Roma 0. Siamo arrivati al 40° della ripresa. Spot pubblicitario con il Lecce che prova ad attaccare fino alla fine. Discesa di Jandré, poi il pallone che finisce in fallo laterale a favore della squadra di Gotti, proprio da quella parte, con Esharawi che porge il pallone a Jandré, e il Lecce che prova ad attaccare ancora, prova a liberarsi Sansone, si fa vedere anche Banda, ancora Jandré, buona la marcatura da parte dei difensori della Roma. Jandré allora torna indietro da Pongracic all'altezza della linea centrale del campo, senza rischiare va da Falcone, si riparte dalla portiera del Lecce, 0-0 nel secondo dei 5 minuti di recupero. Cremona, Blen, elegante con una disinvoltura, anticipa Dybala, poi va a servire sulla sinistra Uden, c'è Sansone, passaggio all'indietro, poche forze, poca lucidità, rimessa laterale, qui però c'era stato il tocco di un giocatore della Roma e allora il fallo laterale è del Lecce. Quando entriamo nel quarto dei 5 minuti di recupero e il Lecce ha la possibilità di battere una rimessa laterale, ma non si risparmiano, non speculano le due squadre, beh, soprattutto la Roma che avrebbe più bisogno di una vittoria rispetto alla Lecce che comunque vuole cercare di vincere. Un lancio per Banda, ancora Lecce in attacco, poi il pallone giocato per Uden che carica il sinistro, traversa e poi il pallone termina sul fondo. È andato Uden da 20 metri, conclusione potente, anche qui Svilar sulla traiettoria, va il pallone, colpito la parte alta della traversa per poi finire sul fondo. La Roma si salva, il Lecce ha costruito comunque di più, tante occasioni per la squadra di Gotti, è il caso di dirlo, anche usando una frase fatta, però una squadra veramente in salute. Con Gotti Lecce ha ritrovato la vittoria con la Salernitana. Seguiamo questa azione della Roma però con il pallone che scivola via oltre la linea di fondo, e allora l'ultima occasione potrà essere quella della Roma su un corner da sinistra. Gotti prova comunque a incitare i suoi giocatori, sta per scadere il quinto e ultimo minuto di recupero. Paredes, bandierina del calcio d'angolo, Falcone anticipa tutti, anticipa anche Gianluca Mancini, tra gli applausi Baschirotto carica la curva nord salentina, finisce qui tra gli applausi perché i tifosi del Lecce sono comunque soddisfatti per questa partita.